Siamo con noi Letrisconi, rete di Emerton all'overtime, una gioia immensa, una liberazione. Sì, esatto, proprio una liberazione, fa benissimo. Questa rete ci ha fatto benissimo, adesso siamo sul 2-0, dobbiamo continuare a lavorare, non ci... adesso non dobbiamo credere che è già finita, dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo giocato questa sera, solo cercando di mettere più dischi sulla porta e facendo più gol. Però comunque il gioco penso che sia stato molto migliore, abbiamo fatto uno step up rispetto a martedì. Quindi questo è già un lato positivo. Adesso proveremo a farne un altro già martedì. E quindi adesso però non dobbiamo credere che sia facile vincere perché siamo sul 2-0, perché abbiamo visto che sia martedì che oggi le partite non sono mai facili. Per quanto riguarda il nervosismo, in gara 1 eravate molto tesi, si vedeva quasi la paura in pista. Questa sera forse è andata un po' meglio in questo senso. Ma sì, magari martedì la maggior parte della squadra non sapeva cosa aspettarsi esattamente, che tipo di squadra era il Langenthal, quindi magari c'era anche un po' di nervosismo, un po' di insicurezza su questo aspetto. Oggi già ieri abbiamo aggiustato le cose che non sono andate durante la partita, oggi penso che, appunto, come ho già detto, siamo migliorati e spero che si sia visto anche da fuori. Giovedì sera avevo chiesto a Diego Cosner quanto era stato difficile adattarsi all'assenza di due giocatori come D'Agostino e Maempà. Allora questa sera ti chiedo quanto è stato difficile adattarsi nel corso della sfida a due assenze come quelle di Guggisberg e di Fuchs. Ma non è mai facile perché si prepara la partita in un modo, ma siamo professionisti, siamo qui per questo, quindi quando uno si fa male c'è più spazio per un altro e deve cercare di mettersi in mostra e fare il meglio possibile per la squadra. A un certo punto sei sembrato andare al doppio della velocità rispetto a Emerton e Guggisberg, è una questione solo di preparazione o una questione di grinta che hai dentro e voglia di dimostrare che in questa squadra ci stai? Ma non lo so, magari un po' fa la preparazione. Io mi sono preparato con i Ticino Rockets, sono contento di quello che abbiamo fatto. È stata durissima la preparazione, ma penso che sia fondamentale per arrivare fino a fine campionato con energia. Loro magari sono giocatori in cui pattinano di meno senza il disco, io sono uno che pattina sia col disco che soprattutto anche senza. Quindi magari ci combaciamo bene, loro hanno magari più talento con me, no, c'è sicuramente più talento di me col disco, quindi ognuno ha il suo ruolo nella squadra e bisogna accettarlo e lavorare su questo per il bene della squadra. L'hai mostrato tanto anche tu stasera. Ma questo non lo posso dire io provo a fare il mio gioco che è portare energia alla squadra e provare a dare tutto, come hai già detto tu, uno dei miei punti forti è la grinta, non mollare mai, quindi ci provo ogni partita a dimostrare quali sono le mie doti. C'era il rigore. Ma adesso non lo so, dovrei riguardare il video dal vivo, pensavo che lo fischiasse, però Secondo me c'era. non lo so, l'arbitro non l'ha fischiato, abbiamo vinto, quindi va bene così.